questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, o violino zigano. Sulle note di violino zigano introduco l'ospite di oggi. Nel salottino di violino zigano c'è l'amico, collega giornalista Luciano Rapa. Ciao Luciano, ciao, grazie per essere venuto. Io come sempre parto dalla cronaca, faccio vedere agli amici Cascione Pescara Provaci. Quindi Cascione è l'autore di una rete splendida a Torino. E allora partiamo subito, poi commenteremo questo Pescara Provaci. A me personalmente, scusami se lo dico fuori dai denti, tanto di ruffianeria, insomma, di buttata calcistica, no? Più che altro di frase preconfezionata. Vabbè, ne parliamo dopo. Allora, se possibile, vogliamo ascoltare. Tu sei stato a Torino. Sì. E hai intervistato sia Bruno Nobili, il nostro, come lo possiamo chiamare, tutore di Bucchi. Sì, quello è fondamentalmente. Insomma, Bucchi c'ha il foglio rosa e lui ha la patente e guida, no? Sì, un sidecar. Sidecar. E allora sentiamo prima Bruno Nobili, poi lo commenteremo un attimo, e poi hai anche Conte, mi pare, Antonio, no? Conte parla, sì, della partita. Insomma, come avete capito, oggi questo violino zigano lo dedichiamo tutto al calcio e lo dedichiamo soprattutto al Pescara. Allora, se Leo Di Blasio, il nostro regista, è d'accordo, può mandarci subito l'intervista di Bruno Nobili. Nobili, si era chiesta una prova di dignità e d'orgoglio, finalmente c'è stata. Nel cornice più difficile, probabilmente contro l'avversario più difficile. Ma direi di sì. Devo dire che la mia squadra ha fatto un'ottima prestazione. Certo, non è venuto il risultato, che magari poteva servirci per qualche cosa, se non altro per il morale, però quando c'è una squadra ultima in classifica, viene in casa della prima e gioca e fa il possibile per portare il risultato, credo che uno debba essere contento, tanto più che poi, come avete visto, insomma, il risultato è stato deciso da un rigore che c'era, però la punizione che ha decretato il rigore era a nostro favore, e poi l'espulsione del nostro giocatore a mio avviso non c'era, perché c'era Capuano davanti, per cui per me non era una chiara occasione da rete, per cui questo, il rigore c'era ma ci ha lasciato in 10. Cosa è scattato nei ragazzi in questa settimana? Ma credo che sia scattata una cosa normalissima, tu devi fare il massimo fino alla fine del tuo campionato, anche se è un campionato nato male, che sta finendo male, eccetera, però uno quando va in campo deve mettere il massimo per cercare di fare il risultato. Non è una molla, è una questione di professionalità che un giocatore deve avere, per cui i nostri oggi devo dire che l'hanno avuto in pieno. Grandi parate di Pellizzoli. L'hanno avuta in pieno, no? Gianni, io rispetto alla risposta data da Bruno Nobili ho qualche perplessità, nel senso che lui ha affermato che è scattata una molla normalissima di professionalità e dignità, ma se andiamo ad analizzare le precedenti 11 partite, questa molla normalissima non era mai scattata. Quindi la mia domanda voleva andare a tendere per capire quali corde avessero toccato in settimana lo staff tecnico e societario per permettere ad un Pescara oggettivamente inguardabile nelle precedenti 11 apparizioni di andare a ben figurare in uno stadio che mette brividi contro la capolista incontrastata del campionato. Io francamente non credo che questo genere di stimoli possa far scatenare in una squadra come quella del Pescara una prestazione più che dignitosa come quella offerta a Torino, anche se poi c'è da analizzare il fatto che sì, si è resistito per 70 minuti non prendendo reti, però fondamentalmente Storari è stato spettatore non pagante per buona parte del match. Sì, effettivamente
come capita in certe situazioni, la paura della vigilia poi ti fa esaltare la paura superata. Voglio dire, alla vigilia, forse venerdì sera, se si parlava della partita Juve-Pescara, si temeva la goleada non c'è stata, allora abbiamo respirato e tutto è andato bene, ma è andato tutto male perché 45 minuti noi non abbiamo fatto un tiro in porta, proprio zero tiro in porta. È nel secondo tempo che il Pescara ha fatto due tiri in porta, uno superbo, Cascione con un gol da Cineteca, e poi l'altro tiro che ha consentito a Storari di fare una parata, nemmeno troppo difficile, insomma stiamo pettinando le bambole, insomma, voglio dire. E Gianni, io tornando sempre alla questione degli stimoli, mi chiedo se è vero che questa squadra ha trovato gli stimoli contro la capolista nello Juventus Stadium ed è questo il motivo scatenante di questa prestazione dignitosa, anche se infruttuosa, mi domando. E con il Siena quale sarebbe lo stimolo che può permettere alla squadra del Pescara di fare una prestazione che salvi orgoglio, dignità ed onore? Ma io, non solo, ma poi c'è da dire un'altra cosa. Se con la Juve il risultato poteva anche non servire, voglio dire, se tu pareggiavi, sì, per la dignità, però nella economia della classifica poco nulla, insomma, muoveva, era molto più importante allora mettere questo tipo di orgoglio nelle partite precedenti giocate in casa e perse in malo modo. Ma il fatto è la realtà, pare che tutti giochino a nascondere la verità. La verità è una soltanto. Questo complesso messo su da Dell'Icarri, da Sebastiani e dagli stretti collaboratori è un complesso inidoneo alla Serie A. Questo è un dato di fatto. Questo ha detto il campionato, o no? Assolutamente sì. I dati numerici sono lì a testimoniare quello che il campo poi ha certificato. Quindi, senza appello. La prima scommessa sulla rosa inidonea. Seconda scommessa su due allenatori che non avevano grosse esperienze di Serie A italiana, perché Bergodi, Cristiano, qualche cosa aveva fatto anche all'estero, ma il povero Giovannino Stroppa, insomma, non aveva nulla, nemmeno un campionato di Serie B. Però nel paradosso ha reso Stroppa molto più lui 11 che... partite, 11 punti, e facendo una proiezione numerica. Perché nel calcio, insomma, le proiezioni lasciano il tempo che trovo, perché con le proiezioni del Palermo avremmo dovuto dire che il Palermo nelle ultime due partite 6 punti non l'avrebbe dovuti fare, no? Certo. Quindi le proiezioni lasciano il tempo che trovo. Però voglio dire che Stroppa si era fatto notare negativamente per il mancato gioco della squadra, te lo ricordi? Sì, per un 11 cambiato 11 volte su 11 partite. Non era riuscito a creare una formazione di base da cui partire, vero? E a mio parere è stato travolto dalla sua stessa inesperienza, sia nella gestione della squadra, ma anche nella gestione con i media. Nell'ultimo mese lui si era arroccato sì, e chiuso sì. In se stesso. Aveva sbroccato, come si suol dire. Ma vogliamo sentire Conte, intervistato da te, proprio per sentire qualcosa sulla partita. Ascoltiamo Conte? Io penso che comunque sia vista la differenza, perché se uno arriva a tirare 27 volte in porta significa che comunque il Pescara deve ringraziare in assoluto il portiere Pellizzoli, perché ha fatto cose straordinarie. Poi deve ringraziare il palo, deve ringraziare anche quelle conclusioni che sono uscite a pochi centimetri dalla porta. Io penso che oggi comunque sia stata una partita, un tiro a bersaglio, e il Pescara abbia fatto la sua partita contro la Juventus, che ha dimostrato di non sottovalutare il Pescara. Il Pescara ha dimostrato di avere tutte le carte in regola, ancora di giocarsi e ancora delle chance per la salvezza, perché se giocano con questo piglio, con questa cattiveria, con questa attenzione, io penso che mancano 7 partite e possono togliersi ancora delle belle soddisfazioni. Oggi comunque hanno incontrato una squadra forte che non ha sottovalutato l'impegno, anzi,
e siamo contenti del risultato e soprattutto del fatto, ribadisco, che c'è stato la giusta mentalità, il giusto approccio da parte nostra. Mirko oggi aveva bisogno di giocare, ha bisogno di minutaggio, perché non dimentichiamo che a mia disposizione praticamente non ce l'avevo da 20 giorni, perché 10 giorni nazionale più era tornato con l'influenza, aveva saltato l'Inter, aveva saltato una parte di partita a Monaco perché si era riallenato alla vigilia, quindi oggi aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe. Sono contento che ha fatto 2 gol, ma sono contento soprattutto che ha vinto la squadra. Lui può migliorare come posso migliorare io, come possiamo migliorare tutti. Ha avuto paura della beffa finale? Calcolando che quest'anno ci è capitato con la Sampdoria di vincere 1-0 in 10 contro 11 a perdere la partita, sicuramente, perché oggi, ripeto, c'erano tutte le premesse della partita stregata. Ecco. Senti, bisogna fare un po' di tara alle parole di Conte, non perché voglia fare l'avvocato del diavolo, ma è facile dopo aver vinto parlare bene degli avversari, no? Dire che il Pescara ha le carte in regola per fare cosa, sì. Allora, è vero che mancano 7 partite, è vero che sono 21 punti a disposizione, però forse ha dimenticato di dire che le partite sono contro il Milan, contro il Napoli, contro la Roma, contro la Fiorentina. E soprattutto si è limitato all'analisi ovviamente della partita sua e non di tutto questo. Il cammino del Pescara. Sì, però c'è da dire ancora che noi in definitiva stiamo qui ancora a parlare di un campionato, ma c'è anche Cascione che con un po' di, lo diciamo simpaticamente, di ruffianeria, insomma, dice Pescara provaci. Sì, provarci non costa nulla, anzi è doveroso provarci, anche perché sennò scatterebbe pure l'ufficio inchiesta, che per regolamento il Pescara dovrà giocare le ultime partite, non il Pescara, tutte le squadre, le ultime partite con la migliore formazione possibile, no? Certo. E stando attenti a non dare adito a dubbi, perché come si dice, poi a pensare male si fanno tanti peccati, però ci si indovina. Però voglio dire, se i nostri amici, il ragioniere Sebastiani e i suoi compagni di cordata, stavo per dire di merenda, ma potrebbe essere interpretato male, diceva sempre che le partite contro la Juve, contro l'Inter, contro il Milan non erano quelle le partite da vincere, ma tutt'altro. Beh, il tutt'altro li abbiamo perse. Bologna, Atalanta, Torino, Sampdoria, le abbiamo perse. Invece gli altri che combattono insieme a noi per salvarsi, non so, il Siena, giusto per fare un esempio, 6 punti li ha tolti all'Inter. Non so, una Sampdoria, vado a memoria, una Sampdoria 3 punti alla Juve gliel'ha tolti. Non so, il Siena, oltre all'Inter, anche alla Lazio. Allora, quindi voglio dire, noi invece agli squadroni dice, non erano le nostre partite da vincere, però gli altri, le altre squadre le hanno vinte. Allora, questo Pescara provaci, tu come lo commenti? Lo commento come la solita frase preconfezionata ad uso e costume dei media, e chiaramente non si può dire il Pescara è già retrocesso nonostante la matematica dica altro, anzi l'aritmetica. Allora, però, lo leggi questo titolo da lontano? Vediamo, mettiamolo a fuoco, benissimo, dice, primo incontro ufficiale Sebastiani De Cagno. Ecco, questa è una nota positiva, non mi riferisco ai nomi in questione, bensì sul fatto che nonostante manchino 7 partite già si pensi al futuro, non si perda tempo, cosa che in casa Pescara, non tanto in questa gestione societaria ma nelle precedenti, si è spesso perso tempo. Si hanno 2 mesi di vantaggio su tutte le altre squadre di Serie A e di Serie B per poter programmare la stagione. Sappiamo che degli scossoni ci saranno sia a livello societario che soprattutto sul livello tecnico e di squadra, e dunque partire con un congruo vantaggio può permettere di fare le cose finalmente per bene. Luciano, ti ricordi che lo scorso anno una frase detta spesso da Giovannino Stroppa, che sembrava un alibi, però poteva essere anche una verità, era quella di dire, ma io non ho potuto allenare la squadra con la quale dovevo fare il campionato di Serie A
perché gli ultimi giocatori importanti mi sono stati dati l'ultimo giorno, quindi ho fatto una preparazione a pizziche e mozziche, come si suol dire, quindi anche quest'anno dovremmo evitare questo errore, cioè i giocatori disponibili nostri come contratto si conoscono, quelli sui quali pende una, diciamo, una trattativa si conoscono pure, quindi bisognerebbe arrivare all'inizio della preparazione di precampionato della stagione 2013-2014 in tempo utile e dare la possibilità poi all'allenatore che sarà di poter... Senti, ma può essere possibile che resti Buchi? Io personalmente non scarterei questa ipotesi. Ma si dice anche di un ripensamento di... Su Deli Carri. No, su Deli Carri. Parlo di cosa? Di Giampaolo. Di Giampaolo. Io penso che il Pescara si rivolgerà ad un allenatore già rodato ed esperto per una serie di motivi. Non solo De Cagno, Giampaolo, ma ci sono anche altri nomi in ballo. Sappiamo tutti quanti Zeman, benché difficile, ma lo stesso Marino che era stato impredicato di arrivare anche del dopo Stroppa. Io non penso che si punterà nuovamente su Bucchi, anche se a me personalmente piace sia a livello umano che soprattutto a livello di campo, perché la piazza potrebbe recepire male la conferma di Bucchi, ossia come una sorta di celata e non detta stagione al ribasso. Un conto è avere un allenatore come De Cagno che ti impone di fare una squadra per vincere il campionato e un altro è avere in panchina Bucchi e la piazza potrebbe recepire il segnale contrario. Tu per due volte hai detto piazza e io traduco il tuo termine piazza in tifoseria e si ha quasi l'impressione che questa tifoseria stia dando una sorta di, come si può dire, di carta, un bonus alla società, come dire, vabbè, quest'anno è andata come è andata, ci rendiamo conto delle varie difficoltà che ci sono state, vogliamo aspettare un attimo e vediamo come reagirete all'inizio del campionato, in modo che se la reazione della società sarà tipo quella che hai detto tu, cioè far vedere che c'è l'impegno a cercare di tornare subito in Serie A, bene, altrimenti pagheranno vecchio e nuovo, insomma, io ho questa impressione. Sì, credo che questa sia la chiave di lettura giusta. C'è una linea di credito aperta, nonostante questo campionato, come è stato gestito e come è stato ab inizio programmato. Può capitare una stagione negativa e stregata sotto tutti i punti di vista, è capitata, l'importante è non ripetere i medesimi errori e dare prova che quantomeno a livello di impegno e di progettualità una qualche idea da portare avanti c'è, poi sarà sempre il campo a essere il giudice supremo. Bene, non ce ne sarebbe bisogno di dirlo, ma lo diciamo, anche se, come insegnavano i latini, dice una giustificazione non richiesta sembrerebbe quasi una colpevolezza manifesta, no? Accusatio non petita, accusatio manifesta. Io ho tradotto per i meno sensibili alla lingua latina. E quindi voglio dire questo. Io, siccome i tifosi spesso fanno, che fanno? Si scelgono un portavoce, no? Anche se tu non lo chiedi, allora sembrerebbe che io sia diventato il portavoce di coloro che hanno sulle scatole, detto senza eufemismi, il ragioniere Sebastiani. Nulla di tutto questo. Io personalmente sono maggiorenne da tantissimi anni e talmente vaccinato dalle esperienze calcistiche, per cui cerco di essere il portavoce di me stesso, portavoce della mia fede calcistica, ma soprattutto della mia fede professionale. Non ho nulla contro il ragionier Sebastiani come uomo, di cui proprio, insomma, non mi dice nulla, non mi interessa. È lontano da ogni mio pensiero, assolutamente. Però il ragionier Sebastiani come dirigente e presidente della Pescara Calcio mi interessa, proprio per motivi professionali.
Allora, quando io critico Sebastiani, non lo faccio per colpire l'uomo, di cui non me ne frega niente, e né per portare acqua al mulino dei contestatori di Sebastiani. Questo lo voglio dire con estrema chiarezza, anche per ridefinire la mia assoluta libertà di commento e soprattutto la mia autonomia culturale, morale, professionale in ampio modo. Quando a suo tempo io dissi al ragionier Sebastiani che aveva giocato delle scommesse sulla pelle degli altri, lui si inalberò quasi come se io fossi da additare, anzi mi aveva additato come nemico pubblico della Pescara Calcio. Tu te lo ricordi, certo. Poi lo abbiamo avuto anche, anzi tu sei stato abile tessitore di un incontro che è durato un'ora e mezza, mi pare, pubblicamente, esatto, in televisione, no? Nella tua televisione, Forza Pescara TV, che io adesso ringrazio anche perché le interviste e le immagini che sono andate in onda tramite il nostro regista Leo Di Blasio sono vostre. Beh, insomma, in definitiva io gli ho detto sempre chiaramente le varie situazioni. Lui era forte invece perché aveva l'appoggio dei media locali, i quali media locali oggi vedo che fanno invece fatica a cercare di giustificare come abbiano potuto sostenere così a carte coperte proprio e così per lungo tempo e senza mai chiedersi il perché e il per come delle situazioni, una situazione che di fatto è fare a brividire, perché tu immagina, dopo una esaltante promozione in Serie B, dove hai fatto vedere lo spettacolo in assoluto attraverso Zeman, ribadiamo che è arrivato a Pescara per volontà e decisione di chi aveva creato il progetto. Non faccio nome perché sennò sembrerebbe quasi che io voglia portare acqua in altri mulini, non me ne frega niente, però il progetto era stato fatto da altri e anche con la partecipazione in subordine di Sebastiani. Quando poi Sebastiani si è trovato a dover amministrare un bel gruppo, eccola qui la trasmissione, quando si è trovato a dover amministrare un bel gruppo di soldini, Verratti, poi c'era la possibilità di dire abbiamo fatto un affare con Vukušić, abbiamo fatto un affare con Quintero, ti ricordi? Quindi c'era, certo, la possibilità di amministrare un patrimonio calcistico davvero interessante, e Crippio dice che ce ne frega a noi di chi ci stava prima, adesso siamo noi, facciamo i padroni della situazione. E lì c'è stata la prosopopea, io dico anzi la iattanza, l'arroganza di chi ha pensato, dice io con questa squadra rimediata, che era inadatta alla Serie A, con un allenatore che mi costa 4 soldi, io mi salvo e probabilmente rimetto a posto i conti della società. Però rimettere a posto i conti della società, e qui rientriamo in quella che è una valutazione estremamente importante, e correggimi se sbaglio, un conto è un'azienda commerciale come quelle che loro sono abituati a dirigere anche molto bene, e un'altra è la società calcistica, sono cose completamente diverse. Tu non puoi mettere, dici, ma io ho rimesso a posto il bilancio. Che tipo di bilancio hai rimesso a posto se da una Serie A arrivai in Serie B? Giocatori che avevano un certo valore adesso avranno un valore sicuramente inferiore. Quindi dove sta il guadagno? Il guadagno ci potrebbe esserci nelle more, e qui diventa cattiveria la mia, ma siccome sono cattivo la dico, cioè in tante operazioni di mercato tu mi insegni che quando si maneggiano tanti soldi qualcosa rimane sempre appiccicato alle dita di chi opera, no? E vabbè, lasciamo perdere, ma quelli non sono gli interessi della tifoseria, giusto? Giusto. E allora a questo punto io chiedo al giovane collega Luciano Rapa, che non ha la cattiveria del vecchio lupo che per decenni è stato nel bosco del calcio professionistico, quanto credi che questa società abbia la voglia vera di annullare gli errori fatti, perché errori sono stati fatti, e quanto avranno la voglia di andare avanti, anche perché non c'è alternativa, perché ribadiamo bene, per esempio a quei tifosi che dicono con facilità mandiamoli via, dove li mandi via? Primo, per mandare via uno devi avere l'alternativa, che al momento non c'è. Secondo, devi trovare poi qualcuno disposto ad entrare come e in che rapporti. Terzo,
Anche il fatto di dire mandiamo via Dell'Icarri, benissimo, perché Dell'Icarri effettivamente ne ha fatte. E allora a questo punto Dell'Icarri ha tante operazioni in corso. Sì, ha tante operazioni in corso e fino a prova contraria è lui in sella come direttore sportivo, al di là delle dichiarazioni di facciata che negli ultimi giorni ci sono state, sia di smentite di eventuali papabili, sia da parte della società stessa sulla figura di Dell'Icarri, la sua avventura è agli sgoccioli. Quindi dubito che dopo il 30 giugno sarà lui a condurre il mercato del Pescara. Per quanto riguarda invece la società, io ho una lettura buonista rispetto alla tua, credo che abbiano voglia e capacità, conoscendo le persone e avendo modo di averci rapporti di lavoro. Ci sono state delle dimissioni, non so se sono state acclarate e accettate quelle di Pagliarone? No, non si tratta di dimissioni, non c'è ancora nulla di ufficiale, sì. Ci sono questi rumors, come si suol dire, di cambi all'interno della compagine societaria, sia di soci di minoranza con pacchetti esigui, dal famoso Marchese Fezia che è formalmente ancora dentro, anche se sostanzialmente non si vede più da parecchio Marinelli tempo. Marinelli che fine ha fatto? Marinelli deve concludere il suo biennio con l'Under 21 e scadrà a giugno, poi è probabile un suo ingresso in società con un ruolo di rappresentanza per far valere i suoi contatti e le sue relazioni create nel tempo. Tornando a Pagliarone, se dovesse cedere le sue quote societarie come sembra o come può sembrare, ammesso e non concesso che quanto filtri sia vero, è un problema perché ha un pacchetto azionario abbastanza cospicuo, intorno al 10%. E rappresentando un'azienda piuttosto seria, voglio dire. Esatto. Ha una credibilità ottima. Insomma. Ottima. E due sono le alternative alle quali ovviamente non si può scappare. O una ridistribuzione di questo 10% tra i soci che resteranno, oppure un altro ingresso di qualche imprenditore. All'orizzonte non c'è nessuno. Stai attento alla fonetica, perché tu hai detto dei soci che resteranno, sembrava quasi che arresteranno, è brutto. No, senza la iniziale, che resteranno nella compagine societaria. Sì. No, perché sai, i suoni, la fonetica è un'arte stupenda, quindi bisogna stare attenti. Bene, io credo che siamo arrivati al termine, vero? Signor regista della nostra puntata, per cui forse un minuto ce lo regala, concludimi questo nostro incontro dopo l'esperienza che hai fatto in uno stadio bellissimo. Uno stadio bellissimo, uno stadio da calcio che pone la Juventus con 10 anni di vantaggio su tutte le altre realtà italiane. Hai mangiato italiane. In un ristorante splendido all'interno dello stadio? All'interno del centro commerciale annesso allo stadio, è veramente un salto in avanti nel futuro per il calcio italiano e permettimi in conclusione, sì. Al di là della cornice, tutta l'organizzazione, sala stampa, tribuna stampa, Juventus Stadium, è tutta un'altra cosa. Grazie a Luciano Rapa per aver accettato il mio invito, grazie a Leo Di Blasio che ci ha sostenuto con le immagini, un grazie doverosissimo ai dirigenti di Forza Pescara TV per le immagini che ci ha dato, e un abbraccio a voi tutti che seguite Violino Zigano, appuntamento alle prossime edizioni. Adesso Leo fa partire la sigla finale con le stupende belle note di Violino Zigano. Questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona per me, pur se piango con te, o violino zigano.